Ultimo fine settimana per poter visitare gli Archi di Pane di San Biagio Platani, una manifestazione che, riproposta dopo alcuni anni, ha avuto un grosso riscontro di visitatori con numeri più che raddoppiati rispetto alle edizioni precedenti. Si tratta di strutture imponenti, addobbate con sculture in pane, mosaici di legumi, quadri polimerici, ninfe di pane, terracotta, mais e pasta decorata. Un evento che coinvolge l'intera comunità e gli artigiani del territorio con vere e proprie opere d'arte ammirate da visitatori e turisti. Terminata l'edizione legata ai riti della Pasqua, si penserà ad un'edizione estiva, come conferma ai nostri microfoni il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bernardo. Sì, possiamo già invitare tutti i visitatori che vogliono venire a San Biagio Platani per gli Archi di Pasqua, è l'ultimo fine settimana, quindi abbiamo domani e dopodomani e poi da lunedì verranno smontati. E abbiamo avuto, diciamo, un afflusso di gente bellissimo e numerosissime soprattutto. Vengono a ammirare tutte le creazioni artistiche che i nostri artisti e tutta la nostra comunità per 2 mesi crea e quindi sono da vedere e quindi invito ancora tutti ad essere presenti qua a San Biagio Platani per questa bellissima manifestazione che durerà solamente per altri 3 giorni, quindi da lunedì verranno smontati. Rispetto alle edizioni precedenti si parla di numeri raddoppiati per quanto riguarda i visitatori. Sì, abbiamo raddoppiato i numeri, abbiamo avuto quasi 60.000-70.000 presenze e quindi di questo ne siamo orgogliosi. Ne siamo orgogliosi e io per questo, da questa emittente, voglio ringraziare tutta la comunità, tutti i ragazzi che si sono adoperati affinché questa edizione riuscisse così come è riuscita e quindi veramente ringrazio di cuore tutti quelli che si sono adoperati perché gli archi si portassero in piazza quest'anno. Un ultimo commento, ci sarà probabilmente un'edizione estiva? Sì, faremo un'edizione estiva, infatti da lunedì si inizierà a lavorare per l'edizione estiva, faremo diciamo, delle installazioni in piazza, non saranno i veri e propri archi come li abbiamo visti per ora diciamo, in questo mese, però saranno delle installazioni che verranno montate in piazza e che ricreeranno però l'atmosfera degli archi.